Un'esperienza indimenticabile, quella del Giffoni Film Festival, che quest'anno, seppur a distanza, ha permesso a 30 giovani fanesi, selezionati tra i 13 e i 18 anni, di entrare nei panni di critici cinematografici e di guardare e commentare insieme numerosi film, per poi confrontarsi via Zoom con i registi ed attori del calibro di Richard Gere, Paola Cortellesi e tanti altri. Una collaborazione che vuole dare visibilità alla città di Fano ed aprire nuove opportunità per il mondo dei giovani. In realtà è una cosa che portiamo avanti ormai da tempo, un po' con tutti gli eventi che realizziamo. L'abbiamo visto con la Fano dei Cesari nel rapporto con NIM, l'abbiamo visto adesso con Passaggi Festival nel rapporto con l'Albania. Ecco, anche sull'identità di Fano, città dei bambini e delle bambine, in questo caso anche dei ragazzi oserei dire, si apre questo rapporto con Giffoni che motiva l'identità della città, fa conoscere due realtà, apre delle possibilità, apre delle opportunità. Ed è una buona pratica che intendiamo portare avanti diciamo in ogni attività che faremo da qui in avanti. Un progetto di grande importanza a livello sia didattico che umano per i giovani di oggi. Giffoni ti permette non solo tanto di valutare il film, ma di confrontarti, di esprimere le tue opinioni su in realtà qualsiasi argomento, perché spesso il film è solo un pretesto per parlare di un determinato argomento, di una determinata causa o evento. E quindi è sicuramente importantissimo, perché è veramente una fucina di idee, di pensieri e di persone che appunto dialogano e parlano liberamente di quello che vogliono. Un festival che ha lasciato un segno indelebile nei giovani che vi hanno partecipato, tanto da parlare di sindrome di Giffoni. La sindrome di Giffoni è una delle caratteristiche del festival, perché come diciamo noi a Giffoni, appunto, si piange quando si arriva, perché si rivede tutta quell'atmosfera, si rivive tutta quell'atmosfera, e poi si piange quando si parte, perché appunto si lascia questa bellissima città, questo bellissimo festival.